io scrivo canzoni perché, parlando seriamente, adesso senza scherzare, io scrivo per le canzoni perché è il mio modo di esprimermi meglio, visto che sono una persona molto introversa, quello che non riesco a dire con le parole, lo riesco a dire con le canzoni, e sono talmente convinto, molto, come già anticipato prima, che la musica e la poesia sono due cose inscindibili, un simbolo oramai da tempi antichissimi, gli stessi antichi greci erano soliti accompagnare con la musica le proprie composizioni poetiche. Io nelle mie umili canzoni cerco di raccontare delle storie, molte volte anche scrivendo con una sorta di flusso di coscienza, cioè partendo da un'idea e mettendo le parole a fianco una alla volta. Il senso viene dopo, ognuno cerca di interpretarla come vuole, alla fine non esiste un senso compiuto oggettivo nella poesia, ognuno dà la propria interpretazione. Bene, io questa sera volevo, questa sera che il mio 44esimo, la mia concerto, la mia 44esima esibizione in 5 anni, volevo presentare due pezzi che sono recenti. Io ne ho scritti parecchi, sono sforno continuamente, e questi li ho scritti quest'anno. Questo qui, il primo, si chiama Baby I'm Coming Home. Aspetta.
un pezzo che ho scritto l'anno scorso e che ho scritto pensando a una patria, ma non bella come la mia, bella uguale, io sono italiano e sono fiero di essere, però è una patria che sta soffrendo parecchio in questi ultimi periodi e che è trattata, a mio parere, ingiustamente rispetto a quello che è realmente. Questa parte è la Grecia, perché la culla della civiltà occidentale, cioè noi deriviamo da quella cultura lì. Ho letto una frase, un aforismo che diceva: l'Europa senza la Grecia è come una persona senza il certificato di nascita. Cioè è bellissima. L'ho scritto appunto pensando al mio viaggio che ho fatto ad Atene nel 2009, che è stato un viaggio magico. E il pezzo non parla propriamente di Atene, cerca di prendere degli studi, dei paesaggi appunto di queste meraviglie, non solo della Grecia, ma anche di quella che è la Magna Grecia, che è il nostro idioma, noi discendiamo ancora di più da lì. Tanto è vero che in questa canzone, come ho citato anche uno dei miei luoghi preferiti, che mi ha dato tanto alla mia formazione musicale, che è appunto il Cilento, e per cui sono stato molto contento prima, quando il signor poi l'ha detto così. E il titolo di questo brano l'ho preso in prestito da quello che io ritengo il mio miglior nemico tra gli autori greci, perché ho fatto il liceo classico, quando facevo le lezioni di questo signore prendevo sempre 3, preciso. Però devo dire che mi ha dato modo, mi ha sfonato a sfidarmi con me stesso. Questo pezzo si chiama Vite Parallele. Essendo un poco più ritmato di questo, vi pregherei cortesemente di accompagnarmi col ritmo delle mani, ok? Grazie. Allora, 1, 2, 3. Thank you.
sera sul foglio che hai davanti agli occhi tuoi e ti immagini le strade che ti portano da lei, tra così da conquistare un'idea che non va via. Trasmetterle,
farsi trasmettere, recepire i brividi di melodia, come un vitolo raro al soffio del vento, come vita al ritmo unico dell'essere. La seconda, tornando a Empoli, io non amo dire i miei premi, cercherò di 4 primi premi dell'arco della stessa.